Buonasera, buonasera signore e signori, iniziamo il collegamento in diretta con il Teatro dell'Aquila. Bene, a questo punto la diretta del 26esima cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Andrea Postacchini, organizzata dall'antica marca Fermana con il supporto del Comune di Fermo, del Comune di San Ginesio, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e chiaramente insieme a Stazione 41 per la diretta. Buonasera a tutti da Max Ventura, presidente di Radio Stazione 41 e soprattutto a chi è presente con me in questo momento e mi accompagnerà per tutta la serata. Vi presento i miei ospiti, Angelica Malvatani, giornalista del Resto del Carlino. Buonasera, buonasera a tutti. Martina Santini, che ci aiuterà nella traduzione in lingua inglese. Questo perché? Perché dobbiamo ricordarlo, siamo collegati in via streaming sulla pagina Facebook di Stazione 41 e sulla pagina YouTube. Quindi non solo ci ascolterete sulla nostra app o sullo streaming di Stazione 41, ma potremo essere raggiunti in tutto il mondo sui nostri canali social per condividere lo spettacolo straordinario del Teatro dell'Aquila di Fermo e della grande musica. Come fare? Semplicissimo, basta aprire la pagina Facebook di Stazione 41 e la pagina YouTube di Stazione 41 per poter entrare anche voi all'interno del Teatro dell'Aquila e godere di questo fantastico spettacolo. Tutto questo però è possibile grazie ai nostri tecnici che hanno lavorato ininterrottamente per ottenere il collegamento diretto con il Teatro dell'Aquila. Li salutiamo e li ringraziamo. Riccardo Donati alla regia, poi c'è Paolo Monzi, anche lui alla regia, Federico Isidori e Alessandro Montelpere, anche loro alla regia. Fatemi ricordare gli sponsor di questa sera, una serata intensa, la pubblicità è necessaria per farvi godere lo spettacolo, e cioè gli sponsor sono il ristorante Tropical di Porto San Giorgio, il negozio La Cuccagna Fermo a Civitanova Marche, a Montefortino, dove potrete mangiare e degustare il tartufo dei Monti Sibillini, la pizzeria Happy Days con pizza da asporto e a domicilio a Porto San Giorgio, cazzaturificio Lanciotti De Verzi di Montegranaro, la pizzeria Bar L'Open in Piazza del Popolo Fermo, il ristorante Torre Sibilla a Montefortino, ristorante Calamaro di Lito di Fermo, pizzeria Chip & Chop di Porto San Giorgio con il proprio chalet Chip & Chop on the Beach. E adesso tocca a Martina, che così parla anche con gli amici che ci ascoltano da tutto il mondo questa sera, perché i concorrenti del concorso violinistico Postacchini arrivano veramente da ogni angolo del mondo. Martina. Thank you so much, Angelica. And welcome to our live streaming directly from Teatro dell'Aquila in Fermo. And thank you, Max, for welcoming me. And we will be hosting this 26th International Violin Competition here in Fermo, which is becoming really, really important these days. And thank you, Angelica. And we will be hosting 100 really people. There will be 136 competitors here in Fermo during this international competition, and I will try to help you to follow this competition. Scusami Serena se ti interrompo, anche noi, Martina, stavamo anche ascoltando la diretta Facebook, siamo intromessi, volevamo sentire la diretta Facebook e l'abbiamo vista, puoi proseguire tranquillamente. Ok, so I was saying that during this week from the 18th till the 24th of May, there were 136 competitors from all over the world, and I will try to help all these people who are following us on YouTube and on our Facebook page to help you enjoy this fantastic event.
Ci dobbiamo interrompere perché sta già iniziando la cerimonia di premiazione. Sono entrati sul palcoscenico i ballerini di Nasco Danza. La coreografia è di Lola Feizzo, una straordinaria insegnante di ballo, coreografa, già prima ballerina a Tirana. Ed è un momento molto intenso, è il terzo atto del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini e la coreografia è studiata apposta per il premio violinistico Postacchini, quindi un momento veramente intenso che apre subito la cerimonia. Bravi, bravi, veramente bravi. Un balletto. I ballerini della Nasco Danza, la scuola di ballo di Lola Feizzo, sono ad aprire la serata finale qua, del 26esimo concorso violinistico internazionale, il balletto tratto dal terzo atto del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. Una scelta che vuole rappresentare un saluto del tutto marchigiano tra due artisti contemporanei, due talenti contemporanei, che non si incontrarono mai in vita, ma che abbiamo voluto questa sera l'uno accanto all'altro per la
prima volta per voi. È il saluto di Gioacchino Rossini, famoso compositore pesarese, al nostro grande liutaio fermano Andrea Postacchini. Quindi ringraziamo i giovani ballerini della Nasco Danza che si sono esibiti nella splendida coreografia della maestra Laola Feiso. Eccola qua. Grazie maestra per essere qua e grazie a tutti i ragazzi della Nasco Danza. Grazie mille. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla cerimonia di premiazione e concerto dei vincitori della 26esima edizione del concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini. Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere qua questa sera per svariati motivi, ma ve ne dico soltanto due perché insomma non voglio dilungarmi troppo. Uno di carattere generale, invece l'altro più personale. In primis il concorso Postacchini è veramente, cioè Fermo si dimostra conosciuta e riconosciuta come città della musica e il concorso appunto è un po' il fiore all'occhiello della città e che si fa in questa settimana, soprattutto un po' da portavoce, da strumento per la bellezza della città. Quindi una bellezza a 360 gradi dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico. Dobbiamo dire che la presentatrice è marchigiana di Iesi, diplomata in pianoforte, laureata in lingue straniere, e quindi questa sera è lei la conduttrice della cerimonia di premiazione premio Postacchini. Bisogna dire che il concorso Postacchini è suddiviso, come normalmente avviene, in quattro categorie. Una categoria A, che va da anni 8 a 11 anni, la categoria B da 11 anni a 16 anni, la categoria C da 16 a 20 anni e infine la categoria D che è da 20 a 36 anni. Questa sera si esibiranno soltanto, come sempre, si esibiranno soltanto i primi due del concorso. Quindi, Angelica, i primi due di ogni categoria. Sì, i primi due di ogni categoria. Quindi della categoria A i primi due, la categoria B. Poi ci sarà il vincitore assoluto che invece si esibirà in un concerto apposito che si terrà a dicembre, sempre qui a Fermo. In questo momento la presentatrice sta salutando e sta raccontando un po' il clima che c'è in città, che è fatto di note, perché giri in ogni angolo del centro storico di Fermo, ascolti i violini. Una delle foto che gira più spesso sui social rappresenta una bambina piccolissima che si è esercitata a suonare al Girfalco vicino al nostro Duomo. Quindi è veramente un clima bellissimo quello che avvolge la città di Fermo. Martina, lo vuoi raccontare ai nostri amici all'estero? Sure. Max Ventura was just saying that in this international competition there are four categories: A, B, C, and D. Category A goes from 8 till 11 years old. The category B goes from 11 till 16, and the third category, category C, goes from 16 till 18, and the last category, D, goes from 20 till 35 years old. And so this competition is becoming really, really important these days here in Fermo. And for the whole community, it's just really important because even in the town center and in the city center, we can find many pictures and many. Also, Angelica was telling us that one little girl was just performing before this competition, this final evening here in Teatro dell'Aquila in Piazzale Girfalco, near the cathedral in Fermo. Benissimo, mi avete preceduto. Sta salutando tutte le autorità stasera, c'è anche l'arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, ci sono i rappresentanti della regione, ma anche del ministero, il Presidente della Repubblica ha concesso la medaglia d'oro alla manifestazione, ci sarà il prefetto Vincenzo Filippi che lo consegnerà al vincitore assoluto, quindi entriamo adesso proprio nella competizione e nell'emozione di questa serata. Devo aggiungere soltanto una cosa sulle caratteristiche del concorso, della premiazione, anzi
della premiazione che non, in realtà non sono 8 i partecipanti alla premiazione, ma ne sono 7, perché nella categoria C non è stato assegnato il primo posto, perché la giuria ha ritenuto che nella categoria C non fosse, non ci sia un'eccellenza tale da poter meritare il primo posto, quindi c'è soltanto il secondo posto. Quindi mentre nella categoria A, B, D saranno entrambi in due, primo e secondo, nella categoria C ci sarà soltanto il secondo. La più piccola che ha suonato qui e che ha partecipato al concorso è una bambina di 8 anni di Mosca, proviene dalla Russia. Purtroppo non è passata la selezione, ma la vedremo molto presto, anche il prossimo anno. Sicuramente avrà tempo per farsi notare, tornerà, perché tornano spesso a Fermo. Il premio Postacchini è uno di quelli che figura bene nel curriculum di ogni musicista, quindi vengono veramente da ogni angolo del mondo proprio, possiamo dirlo tranquillamente. E lo diciamo anche perché c'è una giuria strepitosa, e come ogni anno ci sono dei violinisti eccezionali, e la giuria quest'anno è presieduta dal maestro Silvia Marcovissi dalla Francia, è considerata una tra le più importanti violiniste del nostro tempo, e in questo momento sul palco sta salendo Daniela Tisi, consigliere del ministro per i beni e le attività culturali, per portare il saluto del ministro Alberto Bonisoli. L'ascoltiamo. Diamo voce alla. E come dicevo, insomma, ha un ruolo molto importante e ci è venuta qua a portare il saluto del ministro Alberto Bonisoli. Sì, buonasera, grazie. È ovviamente per me un piacere essere qui in questa splendida città, in questo teatro meraviglioso, pieno, in un Fermo brillante di cultura, di arte, veramente, come ha detto lei, un gioiello, non solo di musica ma appunto di arte. Sono qui felice di portarvi il saluto del ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli, che per impegni purtroppo non può partecipare questa sera, ma ci vi manda, insomma, a tutti voi, alla comunità, alla città, il suo saluto, che vi leggo. Gentilissimi, ringrazio per l'invito che mi avete rivolto in occasione della premiazione del 26esimo concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini. Mi rincresce di non essere presente, ma impegni inderogabili non me lo consentono. Esprimo la mia stima per l'iniziativa, che vede partecipare concorrenti rappresentanti di tutti e 5 i continenti e che si avvale di una giuria di elevata qualità, composta da violinisti di fama internazionale. Auguro ai giovani concorrenti di vedere la partecipazione a questo concorso non solo come una gara, ma soprattutto come momento di confronto e di crescita personale, un'esperienza che sarà di incitamento per tutta la loro carriera musicale. Alberto Bonisoli. Bene, tenevo anche a fare una piccola, diciamo così, un piccolo racconto e rallegramento per questa iniziativa, che vede non solo Fermo a livello internazionale con questa bellissima immagine e visibilità, ma che vede anche due comuni delle Marche, Fermo e San Ginesio, uniti nell'arte, nella cultura e nella musica, con sinergia, uniti appunto da questo premio, ma anche dal premio internazionale, il primo credo che si è fatto qui a Fermo, di liuteria, che vede appunto le due città unite. Questo ci fa enormemente piacere, soprattutto perché auspichiamo sempre, l'abbiamo detto in mille modi, la positività di lavorare in rete, in sinergia per il nostro territorio. Ringrazio ovviamente la bella e brava presentatrice, come non ricordare l'illustre fratello Marco Santini, che ha citato, visto che è un bravissimo musicista e che ci ha accompagnato anche nel percorso di recupero dell'arte. Proprio Osimo ci ospitò nella mostra dei capolavori sibillini, nell'arte che in quel momento aveva necessità di essere messa al sicuro. Non tolgo tempo a questa bellissima manifestazione, a questo grande spettacolo già dal balletto, e quindi vi saluto, vi ringrazio, ringrazio ovviamente il sindaco, l'assessore e le autorità, gli organizzatori che hanno realizzato questo bellissimo evento a cui sono fiera ed orgogliosa di partecipare.
Grazie dottoressa, noi siamo orgogliosi di averla qua, le auguro una buona serata e un buon ascolto, grazie. Vi vado a presentare la giuria di questa 26esima edizione. È stata appunto presieduta dal maestro Silvia Markovic dalla Francia, che è considerata una tra le più importanti violiniste del nostro tempo, ora docente presso l'Università di Arti dello Spettacolo di Graz in Austria. Quindi rivolgiamo al presidente maestro Silvia Markovic un applauso. Eccola qua, grazie. Grazie per il lavoro svolto. Proseguiamo con il maestro Yuna Kim dalla Corea del Sud, docente di violino presso l'Università Yonsei di Seoul. Eccola qua. Maestro Georgi Levinov dalla Russia, professore presso l'Accademia del Ridotto di Stradella e dal 2017 presso la Central Music School del Conservatorio Statale Tchaikovsky di Mosca. Eccolo qua, maestro Levinov. Maestro Muneko Yatani, dal Giappone ma residente negli Stati Uniti, primo violino del quartetto d'archi Kassat, attualmente alla facoltà della Columbia University e al Collegio Williams. Maestro Gabriele Pierannunzi, dall'Italia, primo violino di spalla presso l'orchestra della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. Eccolo qua, maestro Pierannunzi. Grazie. Proseguiamo sempre dall'Italia con il maestro Roberto Ranfaldi, violino di spalla dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Eccolo qua. Concludiamo con il maestro Gerhard Schulz dall'Austria, membro fondatore del Trio d'Archi di Salisburgo e dell'Ensemble Schulz. Eccolo qua. E primo violino del Quartetto d'Archi di Düsseldorf. Come dicevo, insomma, la giuria ha svolto un duro lavoro, un lavoro che si è suddiviso in 136 violinisti iscritti provenienti da 37 nazioni, di cui ben 13 extraeuropei. Ora vorrei un attimo menzionare un premio di rappresentanza molto importante che viene direttamente da Roma, perché il Centro Culturale Antiqua Marca Firmana ha ricevuto la medaglia che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto destinare alla 26esima edizione del concorso violinistico internazionale Andrea Postachini e ora fa bella mostra di sé nella sede sociale. Proseguiamo, prima di passare alle premiazioni vorrei segnalarvi che ieri è stato inaugurato anche il primo concorso internazionale di liuteria Postachini Ricucci, organizzato sempre dall'antiqua marca firmana con la partecipazione del Comune di Fermo, del Comune di San Ginesio e del Club per l'UNESCO di Cremona. Brevemente vi ricordo le quattro categorie del concorso: da 8 a 11 anni la categoria A, categoria B dai 12 ai 16, categoria C da 17 a 21, categoria D da 22 a 35 anni. Nota curiosa di questa edizione è che ci sono stati 7 casi di familiarità, quindi 7 coppie tra fratelli e cugini, e quindi insomma è stata veramente una cosa molto simpatica e che volevo condividere con voi. Allora, ultima cosa, e poi vi giuro che passiamo alle premiazioni, informiamo anche che è già stato consegnato il diploma e la quota al finalista non vincitore della categoria D a Song Gao Wu dalla Cina di anni 22. Io vorrei fare un applauso, insomma, cominciamo a scaldare le mani. Dalla Solgas SRL Comune di Fermo e Macap SRL di Sant'Elpidio a Mare. È stata consegnata dall'assessore alla cultura del Comune di Fermo, dottor Francesco Trasatti. E ora ci siamo davvero, iniziamo con i terzi classificati che ritireranno diploma e premio. Terzo classificato della categoria A dall'Inghilterra, Sofia Demetriades. 11 anni. Hi, Sophia, you can come here. How are you? Good, thanks. Good. Are you emotional tonight? You are used to this stage, right? You were here also last year, right? Yeah. And you came with your sister? Yeah. And what do you tell me? I mean, do you play together with your sister in the family? Do you perform in front of your parents? Tell me, like, one day in your family. When you play. Do you perform, like, do you, like, you act like you are on a stage? What happens?
Yeah, I actually come on stage. Ok, dice che è come se andasse sul palco e si esibisca anche a casa. Ok, è un po' timidina, allora riceve appunto il diploma e premio Steca Energia di Monte Urano e premio Centro Culturale Antiqua Marca Firmana. A consegnare il premio alla dottoressa Lucilla Steca. Beh, non è facile così piccolina, insomma, salire su un palco con così tanto... tanto pubblico. Thank you, Sophia. Thank you and congratulations. Thank you. Grazie, dottoressa. Proseguiamo con il terzo classificato della categoria B, dalla Germania, Leonard Toschew. Ok, anni, 14 anni. Hi, Leonard. Congratulations. When did you start playing? I started with 5 years as I was 5 years old, and yes. And why did you choose the violin? Is there a special reason, or did you like the violin? Yes, of course I like violin. I mean, is there a family tradition? Yes, my parents are musicians. And my father is two violinists, and that's why I play violin. Okay. Gli ho chiesto quando ha iniziato a suonare, quando aveva 5 anni, e gli ho chiesto se c'era un motivo particolare per cui avesse deciso di intraprendere la strada della musica, è perché insomma è un po' figlio d'arte, perché entrambi i genitori sono musicisti. Quindi riceve diploma e premio Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo dal dottor e consigliere Enzio Montevidoni. A consegnare il premio il consigliere appunto dottor Ezio Montevidoni, che forse per motivi di... perché non trovava la strada, non sta arrivando. Ah, ok. Probabilmente per impegni non è qua, quindi ecco qua. Diploma appunto e premio Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. Ok, thank you Leonard, thank you very much. È il bello della diretta. Terzo classificato categoria C, Valerie Schweighofer dalla Germania, 20 anni. Eccola qua. Oh, congratulations. Ok. You wanted to say that you are 20, not 21, right? You're very young. When did you start playing? I started when I was 5 years old. And where do you live in Germany? I'm living in Hannover. Okay. And you study there also? Actually, I'm from Munich. Ah, ok. Dice che viene da Monaco, ma studia ad Hannover e ha iniziato quando aveva 5 anni. Did you have the chance to visit Fermo, to visit this city? Have a look at the city? Yes, I walked around and I visited the Duomo. Did you like it, right? I like it very much. Of course. Ok, dice che ha avuto insomma possibilità di visitare la città e che ha amato il Duomo della città. Devo dire veramente che è un esempio di bellezza e di bravura, perché è veramente una ragazza stupenda. Ma premiamola con il diploma e il premio Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. A consegnare il premio il consigliere architetto Raffaella Diletti. Eccoci qua, buonasera dottoressa, ecco. Procedete pure alla consegna del premio, ok? Mettiamoci a favore di camera, così facciamo anche le nostre foto di rito, perfetto. Grazie, ok, thank you so much, thank you very much Valerie. Grazie, grazie dottoressa. Ora proseguiamo con il terzo classificato della categoria D. A vincere è stata Olga Artiugina dalla Russia, di anni 28. Accogliamo Olga. Good evening. Are you happy about this result? Sì, io posso dire solamente che io sono contenta e felice. Grazie. Grazie, grazie. Perfect Italian. Italiano perfetto. Grazie mille. A dare il premio il segretario generale ragionier Francesca Fortunati, che dà appunto a Olga il diploma e il premio Fondazione Cassa di Risparmio. Accogliamo quindi la dottoressa Francesca Fortunati. Buonasera, benvenuta.
A forza di stare in città, probabilmente ha imparato anche un po' di italiano. Grazie, grazie Olga. Ed ora proseguiamo con le borse di studio che la Commissione ha assegnato a candidati particolarmente meritevoli e che si sono evidenziati nell'esecuzione di alcuni brani o che meritano di approfondire i loro studi considerate le qualità dimostrate. Per la categoria A, la borsa di studio al commendatore Nicola Campofiloni di Fermo e Centro Culturale Antiqua Marca Firmana va a Julia Kaspkatz dalla Germania, anni 11. Sicuramente l'ho sbagliato, adesso chiediamo a lei come si pronuncia. Hi Julia, hi, congratulations. How are you? I'm fine. Are you happy about this prize? Yes. Can you tell me how you pronounce your name? Because I think that I said it wrong. I'm Julia Raffaella Kaspczak. Okay, I don't repeat it because I'm not able to do it. Non lo ripeto perché insomma è difficilissimo. When did you start playing? How old were you when you started? 3 years old. Oh, you were 3 years old. Oh my God! So the violin was bigger than you, almost. Almost. Ha iniziato quando aveva 3 anni, quindi gli ho detto probabilmente il violino era più grande di te quando hai iniziato. A consegnare il presidente dell'antico Marca Firmana, il dottore Giulio Vinci Gigliucci. Quindi accogliamo con un grande applauso che consegna la borsa di studio a Giulia. Ecco qua, consegniamo pure il premio. Thank you, Julia, thank you. E ambasciatore, le lascio dire due parole perché insomma lei è stato ambasciatore per tutta la vita ed ora lo è della musica, quindi noi la ringraziamo, la ringrazio a nome di tutti per questo impegno che porta avanti tutto l'anno. No, più che altro il premio che ho avuto il privilegio di consegnare è stato offerto dal commendator Nicola Campofiloni. Le motivi di salute, soprattutto di età, gli hanno impedito e mi ha chiesto di farlo e vorrei ricordare la sua generosità nei confronti di questo concorso. Grazie. Grazie mille dottor Gigliucci. Thank you Julia, grazie, grazie. Proseguiamo con la categoria B, borsa di studio dall'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Fermo e va a Pei Qin Liu dalla Cina di anni 13. Oh, che bella. Hi, congratulations. Do you speak English? Yes. Okay. Where do you live in China? Which city? I live in Beijing, in China. Oh my God, Beijing is the capital. It's very big. And when did you start playing? When I was 4.5 years old. Oh. And is there a special reason why you chose the violin? Or, I mean, is there like your parent who plays violin? Or it was your choice? My grandpa plays violin. Ok, dice che ha iniziato, lei vabbè viene da Pechino, scusate io poi certe volte quando inizio a parlare neanche mi ricordo più di tradurre, e ha iniziato a suonare perché suo nonno anche suona il violino. Is it your first time you come to Italy? Yes. Oh, really? And did you like this city, Fermo? Yes. Did you eat something like Italian food? Some pizza. Ah, you like pizza? Yes. Ah. Immagino, a lei piace molto la pizza. A consegnare la borsa di studio il consigliere comunale Stefano Paci, presidente della Commissione Consiliare Cultura. Eccolo qua, buonasera, buonasera. Consegniamo pure il premio. Thank you very much, grazie, grazie dottore. Ora passiamo alla borsa di studio per la categoria C, che viene dal Rotary International Club di Fermo, a Veronica Scotti, che viene da Austria e Francia e ha 19 anni. Accogliamo Veronica, eccola qua. Buonasera. Congratulations. I don't know if I pronounced it well, because it's written that you come from Austria, France, but your name seems Italian. Yes,
My father is French, but his parents came from Argentina and their ancestors from Italy. Oh my God, so like you are like a cosmopolitan girl. And is there like some parents, he's playing as well, your father? I'm the only musician in my family. Oh, and why did you choose to play? Yes, that's it. And I started like many children who like music, and the idea came from my parents, and I was really easily convinced. E dice che nessuno in famiglia suona il violino, suona insomma nessuno strumento, ma comunque l'hanno coinvolta e l'hanno diciamo portata a studiare musica. I mean, when you play in front of all those people, are you, I mean, nervous or are you excited? You are confident that you say, okay, I'm very good in playing, so I'm not scared. Are you scared? Are you not scared? It depends on the piece, but mostly the idea I want to convey, or the interpretation and the wish to show it, is bigger, and the joy of making it. Ok, dice che sicuramente le ho chiesto se quando suona davanti a un pubblico così vasto se è nervosa, e lei ha detto sì, dipende dal pezzo, ma sicuramente la gioia di suonare e l'amore per la musica vincono su tutto. Quindi a premiare chiamiamo il presidente avvocato Emanuele Intorbida. Eccolo qua, buonasera dottore. Consegna la borsa di studio del Rotary International Club. Eccola qua. Grazie. Thank you Veronica. Eccoci, sono terminate le premiazioni dei concorrenti che non si esibiranno questa sera, sono i terzi posti, adesso entriamo nel vivo della serata, i secondi classificati invece si esibiranno. Il primo ad essere premiato sarà Yume Tomita dal Giappone di anni 11 e eseguirà un pezzo veramente complesso e bellissimo di Henry Wieniawski, la Polonaise Brillante da concerto numero 1 in Re maggiore opera 4, accompagna il maestro Michelangelo Carbonara, composta nel 1848 dal violinista polacco Wieniawski e dedicata al violinista Karol Lipinski. La bellezza della melodia e l'inarrivabile virtuosismo tecnico ne fanno ancora oggi uno dei cavalli di battaglia dei più grandi esecutori. Sul ritmo brillante di polacca, la fluente melodia ci trascina e coinvolge in un profluvio di pathos e pura piacevolezza. Prima che inizi, Yume Tomita, non ce la facciamo, Martina, in inglese glielo diciamo dopo, appena è finito il brano. Ascoltiamola e poi raccontiamo in inglese il brano. Thank you.
bellissimo Yume applauso Tomita. Per la piccola Yume Tomita, che adesso verrà premiata e ha eseguito un brano veramente complesso e emozionante. Martina. Yume Tomita, she's from Japan and she's 11 years old. She played Henry Wieniawski Polonaise, the concert number one in D major OP4, and she was accompanied by Michelangelo Carbonara. The piece was composed in 1848 by the Polish Wieniawski, and it was dedicated to the violinist Karol Lipinski. And the beauty of tune and the extreme technical virtuosity makes this piece one of the major forte of the greatest composers. On a Polonaise rhythm, a Polish popular dance, and the tune drags and involves the audience in a great stream of pathos and pleasantness. Tomita ha detto che suona 5-6 ore al giorno, quindi è incredibile il livello di bravura a cui arrivano questi ragazzi. È stata premiata dall'organismo di mediazione forense di Fermo, dall'avvocato Francesca Palma, e adesso verrà annunciata Pilar Winter Hill, 14 anni, arriva da USA e eseguirà un brano di Chopin, notturno in do diesis minore. Accompagna al pianoforte il maestro Michelangelo Carbonara, una melodia di un'intensità unica trasformata dal meraviglioso notturno di Chopin per pianoforte solo da Nathan Milstein, grandissimo violinista russo nato nel 1904. La particolare tonalità in do diesis minore, la melodia intensa e calda avvincono e trasportano chi ascolta. Chiarezza espressiva e bel suono sono le doti che sono richieste al violinista che approccia questo brano. Quindi Pilar Winter Hill. Thank you.
applauso anche per Pilar Martina, che ha suonato Pilar in maniera incredibile. Pilar Winterhill, she's from the USA and she's just 14 years old. She's the second placed competitor in category B and she has just played Chopin's Nocturne in C sharp minor and arranged by Milstein. She was accompanied on the piano by Michelangelo Carbonara and the tune of Unique Intensity arranged by the great Russian violinist Nathan Milstein, who was born in 1904 from the amazing Nocturne by Chopin for solo piano. Its particular tone in C-sharp minor, its intense and pleasant tune captivates and drags and involves the whole audience. The violinist is asked to show great skills in the performance and to make a good sound. È stata veramente molto brava. Il premio viene consegnato dalla Presidente del Consiglio Comunale, Lorena Massucci, e toccherà poi a Carls Lorenz, che ha 18 anni e si esibirà tra pochissimo. Suonerà Elkoning, Re degli Elfi, di Eric Willem Ernest, musicista ceco nato nel 1812, un brano per violino solo nel quale l'autore riprende uno dei più famosi Lied di Franz Schubert e ne ricava un grande capriccio che solo i più virtuosi violinisti possono affrontare, in quanto contiene difficoltà estreme, soprattutto per la destra, costretta a un tour de force eccezionale, per le difficoltà dei continui battuti. Anche questa è un'esibizione incredibile. Adesso il violinista si è avvicinato elegantissimo con i suoi 18 anni e adesso lo ascoltiamo. Thank you.
Ancora un'esibizione incredibile per un brano notevolmente complicato per Carl Lorenz dalla Svezia e dall'Austria, quindi è un misto. Dici, Martina, raccontaci Carl, in inglese che cosa ha suonato Carl. Yes, Carl Lorenz from Sweden and half Sweden and half Austria. He's 18 years old and he's a second place competitor in category C. He played Harald Koenig, the King of Elves, and he played the King of Elves by Henrik Wilhelm Ernst, a Czech musician who was born in 1812. And this is a play for solo violin where the author takes one of the most famous lied by Franz Schubert and creates a great composition that only the most virtuous violinists can play, since it contains many difficulties, especially for the right hand, which is certainly obliged to an exceptional tour de force due to the continuous bow rebounds. Il diploma e il premio per Carl Lorenz alla memoria dei fratelli Amedeo e Sergio Quintili della Piceno Plus di Maiano di Tenna, e Roberto Quintili a consegnare il premio, un momento anche abbastanza emozionante perché Sergio Quintili è scomparso da poco. E si va avanti con il secondo classificato della categoria D, Won Bin Chung, di anni 22, seguirà anche lui un brano complesso e importante. Dall'originale valzer per pianoforte di Saint-Saëns, il musicista belga Isaïe elaborò un capriccio per violino e pianoforte, nel quale i temi vengono variati e sottoposti a un continuo arricchimento armonico, virtuosistico e timbrico. Ne risulta un brano estremamente piacevole, tecnicamente molto difficile. Composto intorno al 1900, è un compendio delle possibilità tecniche del violino. Il grande violinista David Oistrakh disse che dopo Paganini nessuno ha dato un contributo simile al repertorio per violino come Isaïe, e vediamo stasera come lo rende Won Bin Chung, 22 anni, dalla Corea del Sud. Thank you.
Bravissima anche Won Bin Chung, accompagnata al pianoforte dal maestro Annalisa Londero. Isai, dici Martina. Won Bin Chung, she's 22 years old and she comes from South Korea. She played Isai's Caprice after a study in form of a waltz by Saint-Saëns. Annalisa Londero accompanied her on the piano. And this is from the original waltz for piano by Saint-Saëns. The Belgian musician Isai created a caprice for violin and piano where themes are different and undergo a continuous harmonious virtuous and tune enrichment.
It was composed in the early 20th century, and it represents a collection of all the technical possibilities for the violin. The great violinist David Ostrich revealed that nobody else after Paganini could ever make such a contribution to the violin repertoire as Isai did. Anche questo un momento molto emozionante. Il diploma e il premio arriva dalla Cariferma S.P.A. consegna il premio il direttore generale Ermanno Traini. A questo punto abbiamo terminato i secondi classificati. Tra poco salirà sul palco il maestro Silvia Markovic, la presidente di giuria, e racconterà un po' come ha trovato i concorrenti. È stato veramente un concorso molto ricco di talenti e di ragazzi bravi e impegnati nel violino da tantissimi anni. Abbiamo ascoltato ragazzi che suonano da quando avevano 3-4 anni, quindi è una vita intera dedicata alla musica. Allora lasciamo la parola alla presentatrice della cerimonia di premiazione del 26esimo concorso violinistico Postacchini. E quindi accogliamo con un grande, grandissimo applauso il presidente della giuria, il maestro Silvia Markovic. Eccola qua. Buonasera, è un onore per me averla qua vicino a me. Sicuramente lei ha girato per tanti paesi, tanti concorsi, insomma, che cosa ne pensa di questo qua, della città, se ha avuto modo di girarla un po'? In inglese o in italiano? Allora, il suo italiano è perfetto, ma come preferisce? Allora, voglio scusarmi prima perché il mio italiano, magari ci sono tanti sbagli di grammatica, perdonatemi per favore. L'applauso dice che è proprio il contrario. Sì. Allora, noi abbiamo passato qualche giorni di grandi emozioni indimenticabili e di deliziosi momenti musicali. Per me un concorso non è importante solo per farsi sentire o per farsi conoscere. Per me un concorso è importante per la preparazione del programma del concorso. E per me anche non importa se ritorni a casa con un premio o no, è una grande esperienza per tutti i giovani che vogliono diventare professionisti. Io devo ringraziare assolutamente per questo unico concorso veramente meraviglioso. Prima di tutto il staff del concorso, tutti erano meravigliosi, Milena e soprattutto Nico, che aveva una pazienza, un amore straordinaria. Senza lui non lo so come si poteva fare il concorso. Bravo. Grazie, grazie. E ultima cosa, naturalmente senza questa meravigliosa giuria, parlo di membri di giuria, di miei colleghi che hanno fatto un lavoro veramente con conoscenza, con dedicazione, devozione, ok, professionalità e passione, e li ringrazio tanto, spero alla prossima volta. Bravo. Grazie, grazie maestro. Ovviamente grazie anche alla sua passione, al suo entusiasmo, alla sua dedizione. Un attimino che vorremmo donarle una targa omaggio dal Comune di Fermo che viene consegnata dalla nostra valletta Caterina. Eccola qua. È perfettamente in linea con l'abito. Perfetto. Grazie maestro, grazie presidente, veramente. Per tutto il lavoro svolto. Ora proseguiamo con i premi speciali. Iniziamo con il diploma e premio Comitato d'Onore alla migliore interpretazione di un brano di Johann Sebastian Bach dalla Camera di Commercio delle Marche. Viene assegnato dalla Commissione a Songao Wu dalla Cina di 22 anni. Accogliamo Songao Wu, che non vedo. Eccolo qua. Good afternoon and congratulations. So when I was playing Bach, it was kind of difficult, but for you, like, it's very, very easy, right? Yeah, maybe. I don't know, but
I just practice and play. Perché gli ho detto quando lo suonavo io Bach lo trovavo un po' ostico, invece per lui penso che sia una passeggiata. Ha detto beh insomma non tanto, ci vuole molto esercizio. You are the second time here. Ah yes, I'm the second time here. So you're now you are like an expert of this stage. Yeah, not the expert, but yeah, I feel more confident or I like this stage. But, yeah. Ok, è la seconda volta che viene a partecipare a questo concorso e dice che comunque, gli ho detto ma allora sei un esperto, un veterano, mi ha detto no, esperto no, però comunque mi sento più tranquillo e mi piace questo palcoscenico. Ok, consegna il premio il componente di giunta della Camera di Commercio delle Marche, il dottor Andrea Santori. Buonasera, consegniamo il premio a Song Awu. Facciamo, ok, please make a photo. Grazie Songao, grazie dottore. Ok, see you soon, thank you for coming. Proseguiamo con il diploma e premio Città di Fermo al concorrente italiano per la migliore esecuzione dei capricci di Niccolò Paganini, assegnato dalla commissione a Irene Fiorito, dall'Italia di 19 anni. Eccola qua. Complimenti René. Beh, ovviamente sorge spontaneo, sicuramente sarò la milionesima a chiedertelo, ma come mai Irene? Perché pensavo che avessi un errore di battitura, invece è proprio così. No, allora, dobbiamo dire che è colpa di mia sorella, perché quando ero piccola lei diceva spesso sta per nascere Nenè, allora i miei hanno deciso di mettere questo accento così all'improvviso. Bellissimo, perché comunque è veramente molto peculiare. Quando hai iniziato a studiare? All'età di 6 anni. Ok, c'è una tradizione in famiglia? Sì, da mia mamma che è pianista. Oh, benissimo, quindi fate dei duetti a tutto andare a casa. Allora, consegna il premio l'assessore alla cultura del Comune di Fermo, il dottor Francesco Trasatti. Eccoci qua. Buonasera, dottor Trasatti. Consegna il premio a Irene Fiorito. Grazie mille, grazie dottore. Potete pure andare. Proseguiamo con il diploma e premio Città di Ansbach, Germania, città gemellata con Fermo, al concorrente di nazionalità tedesca meglio classificato. Viene assegnato dalla commissione a Leonard Toschew, dalla Germania, di anni 14. Eccolo qua. Congratulations. A lot of prizes tonight. Are you happy about it? Yes, of course. Did you expect it? No. Perché gli ha detto stasera hai vinto un sacco di premi, ha detto ovviamente è contento e non se l'aspettava. So, when do you fly back to Germany? I think tomorrow I fly back to Berlin, yes. Ah, to Berlin. It's a pity. Did you have the chance to visit the city a little bit? Yes, I visited the church here near, and yes, it's a very beautiful city. Yes. And the seaside? No. Next year you come here and you visit and you go to the seaside. Dice che ovviamente il Duomo è ciò che rimane più impresso nei cuori dei nostri ragazzi. Gli ho detto sei andato al mare e non ha avuto occasione, probabilmente perché doveva insomma fare esercizio per il concorso. Allora, a consegnare il premio il direttore artistico Domenico Chabot Cipriani. Eccolo qua. Ecco il nostro direttore artistico che consegna il premio Città di Ansbach. Grazie mille, thank you Leonard, you can go. Proseguiamo con il diploma e premio alla memoria del commendator Guerriero Santori alla migliore interpretazione della composizione per violino solo e violino e pianoforte del XIX, XX e XXI secolo per le categorie C e D dalla Santori Pellami S.P.A. assegnato dalla commissione a Yevgenis Cepovetskis dalla Lettonia di 24 anni. Eccolo qua, hi, congratulations. Is it your first time here in Postachini contest? Yes. And how many contests do you play at every year, more or less an average? When I was small, I did a lot. Not so many. More or less, how many? How many? More or less one. One.
One a year, ok. Perché gli ho chiesto se era la prima volta che veniva al Postacchini, mi ha detto di sì. E quando era più piccolo, insomma, sembra che abbia 50 anni, in realtà ne ha solo 24, ma partecipava a tantissimi concorsi, ora ne fa uno o due all'anno. So, you want a special prize? A consegnare il premio il presidente della Santori Pellami S.P.A., dottor Andrea Santori. Buonasera, benvenuto. Consegniamo il premio a Yevgeny Shepovetskis. Thank you, grazie mille, grazie. Ed ora, insomma, siamo arrivati un po' alla ciliegina sulla torta, ai primi classificati. Anche per questa edizione continua la collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Statale d'Arte Preziotti Licini di Fermo e gli studenti quest'anno, gli studenti della sezione Design Metalli hanno rielaborato i segni della musica nelle preziosità del rame dell'argento in composizioni molto eleganti. Ora accogliamo sul palco il primo siamo arrivati a premiare i primi classificati. La categoria A arriva Imari Yoshimura dal Giappone, 8 anni appena. Suonerà Niccolò Paganini, concerto per violino e orchestra numero 1, opera 6, re maggiore, primo movimento. Accompagna il maestro Michelangelo Carbonara. Siamo al massimo della letteratura violinistica di ogni tempo. Le straordinarie capacità di Paganini unite a una genialità musicale unica gli hanno permesso di scrivere brani di altissima ispirazione e tecnica strabiliante che mettono a durissima prova l'esecutore, chiamato a padroneggiare perfettamente lo strumento sotto tutti i punti di vista. Ed è piccolissima questa musicista fantastica, ascoltiamola. Thank you.
viene giù il teatro per la piccola Imari Yoshimura. Veramente è stata un'esibizione incredibile, una bimba così piccola e emozionante davvero. Martina. Imari Yoshimura, she's so cute, she's just 8 years old and she's from Japan. She played Niccolò Paganini's Violin Concerto No. 1, OP6 in D major and first movement. Michelangelo Carbonara accompanied her on the piano. Here we are at the top of violinist literature of all times. Paganini's incredible skills together with his unique musical genius allowed him to compose works of great inspiration and incredible technique. Scusa Martina, ascoltiamo un attimo che dice la piccolina che la stanno intervistando in inglese. How old were you? 6, you started at 5, 4, 8 years old. 3 years old. Okay, but I mean, your parents play violin or? Okay, both of them? My mom is violin and my dad is piano. Your mom is violin. Okay, quindi la mamma è violinista e il papà è pianista. But how many hours do you play in a day? In each day, how many hours? Oh, 4.5. To 5.5 hours. Okay, dice che ogni giorno studia dalle 4:30 alle 5:30. But you decide every day you go home after school, I imagine, and you say, okay, now I play 4 hours. Or sometimes you don't really want to play 4 hours, and then your parents say, you have to play 4 hours. Is it your choice to play so much, or your parents sometimes, insist? È una domanda un po' difficile questa. Ok, ho capito, è un po' troppo complicata. You are è deliziosa questa bimba che suona 4-5 ore al giorno il violino dopo la scuola. Era emozionata e faticava a rispondere alle domande, ma è veramente chiaro che si esercita tantissimo. Scusa Martina, stavamo dicendo che ha suonato Paganini. Yes. And she's so cute. She usually plays the violin for 4.5 hours, and she goes home after school, and then she starts playing the violin. And both her parents are musicians. Her mother is a violinist, and her father is a pianist. Eccoci qua, il premio è stato consegnato da Igor Giostra. Può darsi che questa bimba ci dia qualche soddisfazione anche più tardi. Gli applausi non si interrompevano e quindi vedremo, potrebbe essere anche su un podio più alto. È stata comunque una bella emozione ascoltare una bimba così piccola suonare con quell'intensità. Adesso c'è il primo classificato della categoria B, Sofia Yakovenko dall'Ucraina, 16 anni, e seguirà Gluzanov, grande adagio da Raimonda, opera 57, al pianoforte ancora il maestro Carbonara. È una stupenda melodia, appassionata e intensa, ripresa dal balletto Raimonda e trasformata dall'autore stesso in un piccolo pezzo per violino e pianoforte. E poi Paganini, capriccio numero 21 per violino solo, un brano composto da due parti, una cantabile e l'altra che mette a dura prova le capacità dell'esecutore di effettuare un particolare colpo d'arco che si chiama picchettato. Quindi ascoltiamo anche Sofia Yakovenko, 16 anni, dall'Ucraina. Thank you.
Prossima esibizione di Sofia Iacovenko, 16 anni dall'Ucraina. Dici Martina, che cosa ha suonato? Sofia Iacovenko, she's 16 years old, she's from Ukraine, and she played Glazunov, Raimonda's Grand Adagio, OP 57. Michelangelo Carbonara accompanied her on the piano. It's an amazing, thrilling and intense tune taken from Raimonda's ballet and transformed by the author himself in a short piece for violin and piano. She played two pieces. The other one was Paganini's Caprice No. 21 for solo violin,
And it is a piece composed of two parts. The first one adagio and the other one which challenges the musician's skills to perform a bow stroke named PK. Sofia, il premio Solgas SRL di Fermo, il premio lo consegna l'amministratore unico Filippo Ercoli e poi si prosegue con le premiazioni. Ci stiamo avvicinando al momento finale, alla proclamazione del vincitore assoluto della 26esima edizione del premio violinistico Postacchini. Il primo classificato della categoria C non è stato assegnato, per cui aspettiamo tra poco l'ultimo ad esibirsi questa sera, il primo classificato della categoria D, che sarà Eugenis Cepoveskis. L'abbiamo visto anche prima, ha ricevuto un altro premio a 24 anni e eseguirà anche lui un brano molto particolare. L'Havanese di Saint-Saëns accompagna al pianoforte il maestro Annalisa Londero. È un brano basato sul ritmo di Habanera, danza sviluppatasi a Cuba nei primi decenni dell'Ottocento. Scritto nel 1887 per il violinista cubano Rafael Diaz Albertini, si basa su una melodia lirica e sognante alternata da ritornelli di estremo virtuosismo. È da sempre un brano che tutti i più grandi violinisti hanno inserito nei propri repertori. È strutturato nell'alternarsi di tempi e di tonalità maggiore e minore, suonerà 10 minuti Eugenis Cepoveskis e sarà l'ultima esibizione di questa sera. Adesso stiamo assistendo alla premiazione di Sofia da parte di Filippo Ercoli, amministratore della Solgas, società comunale qui di Fermo, ed è anche questo un bel momento, un grande applauso a questa ragazza giovanissima e molto elegante per questa serata. E si va avanti, una serata veramente densa di emozioni. Ecco la presentatrice che racconta il concorso. Il primo classificato viene dalla Lettonia, ha 24 anni, l'abbiamo conosciuto prima, lui è Eugenis Cepoveskis. Si esibirà in Saint-Saëns, nell'Havanese, accompagnato al pianoforte dal maestro Annalisa Londero. Thank you.
Thank you.
Grandissima esibizione di Eugenis Cepovecchis, 24 anni, dalla Lettonia. Martina. Evgenij Cepovecki from Latvia. He is 24 years old and he is the first place competitor in category D. He played Saint-Saëns Havanese and he was accompanied on the piano by Annalisa Londero. It is a piece based on Habanera's rhythm, which is a dance born in Cuba in the early 17th century. It was written in 1887 for the violinist Rafael Diaz Albertini. It is based on a lyrical and a dreaming tune mixed with virtuous refrains. It is a piece which all the greatest violinists have included in their repertoires. This is an alternation of minor and of both minor and major times and tunes. È stato anche questo un momento molto intenso. Adesso la premiazione da parte del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Alberto Palma. A questo punto le esibizioni sono concluse e verranno annunciati i concerti premio che sono stati offerti ai ragazzi che hanno vinto questa serata, e ci saranno occasioni per farsi conoscere, per farsi vedere. Torneranno spesso anche nel nostro territorio. Grazie a suonare, e poi arriveremo all'annuncio del vincitore assoluto di questa serata e di questa edizione del premio Postacchini. E di nuovo allora la voce alla presentatrice della serata, Silvia Santini. È possibile non solo questa serata, ma tutto il concorso, perché curano nei dettagli tutti, insomma, i minimi particolari, sono veramente tanto organizzati. Quindi io farei veramente un grande applauso a tutto lo staff, come diceva il maestro Markovic, del concorso. Vorrei ora annunciare i concerti premio, che sono anch'essi molto importanti e non meno importanti dei premi in denaro, perché comunque sono un modo per avere il contatto con il pubblico e un modo anche per avere un trampolino di lancio per le loro carriere. Sono parecchi e è veramente un vanto del concorso. Ve li elenco. Dall'edizione 26, appunto da quest'anno, il vincitore della categoria D o C
verrà invitato dalla Form Orchestra Filarmonica Marchigiana per la realizzazione di concerti in collaborazione con il concorso violinistico Andrea Postacchini da tenersi nella stagione sinfonica 2020 nell'ambito del progetto Under 35 Nuovi Talenti. Altri concerti premio sono offerti dall'amministrazione comunale di San Ginesio, Macerata, che fin dalla seconda edizione del concorso offre un concerto premio ad uno dei vincitori. Una tradizione che nemmeno le difficoltà che la città sta vivendo a causa del sisma sono riuscite a fermare, proprio come diceva la dottoressa Tisi a inizio serata. Dall'Associazione Filarmonici Ollus orchestra i Virtuosi Italiani di Verona un concerto da tenersi presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico o al Teatro Ristori di Verona nella 21esima stagione concertistica 2019-2020. Continuiamo con l'Estate Regina Festival Musicale di Montecatini Terme, un concerto a cura del Cantiere Musicale di Toscana il prossimo 14 luglio con l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. È la volta poi dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente di Osimo, provincia di Ancona, un concerto per la 29esima edizione degli Incontri Musicali d'Estate, luglio-agosto 2019, al cortile di Palazzo Campana. Dalla Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli, concerto nella stagione Serate Musicali 2019-2020, con l'Orchestra da Camera Sinfonietta Gigli, presso l'Auditorium del Centro Mondiale della Poesia di Recanati. Infine, siamo all'ultimo, dalla Fondazione Franco Moschini, concerto nella stagione 2019-2020 al Politeama di Tolentino, provincia di Macerata. Siamo al momento clou della serata, il vincitore assoluto della 26esima edizione del concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini. Però, ve lo faccio un po' sudare, ecco, e quindi vorrei chiamare qui con me il primo cittadino della città di Fermo, l'avvocato Paolo Calcinaro. Adesso ci sarà il discorso del sindaco. Buonasera, sindaco. E poi ci sarà la premiazione del primo arrivato. Siamo alla 26esima edizione, quindi veramente anche questa è un'edizione vincente, un appuntamento annuale che, a cui vede insomma che la cittadinanza non solo partecipa attivamente e come dicevo veramente può essere anche un volano, un modo per promuovere il territorio. Quindi grazie veramente per crederci ogni anno. Innanzitutto buonasera a tutti, dicevi giustamente tu all'inizio della serata, è un qualcosa di veramente importante per la città di Fermo, il premio Postacchini, la grande passione dell'antica marca firmana che ringrazio così come tutti i supporti di questa, per realizzare questa 26esima edizione. Fermo respira internazionalità. Sono 136 partecipanti, vengono da 36 paesi diversi, arrivano da 4 continenti e in questi 10 giorni, perché di questo si tratta, proprio si respira in questa città un clima di internazionalità proprio palpabile e la cosa bella è che poi è percepito dai cittadini che anche frequentano la città, ma anche dai turisti che vedono una città insomma che ha questo respiro internazionale. Questa è una magia che il Postacchini ripete qui a Fermo ormai da 26 anni e veramente credo che possiamo essere tutti quanti noi fermani orgogliosi appunto di questa magia. Grazie sindaco, è proprio così, non solo voi fermani ma noi tutti, insomma, marchigiani. Allora, quindi ci siamo, sveliamo il nome del vincitore assoluto della 26esima edizione del concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini. E appunto il premio viene assegnato dalla commissione a... Chi possiamo... Imari Yoshimura, eccola. Di 8 anni, eccola, dal Giappone. Sapevamo, potevamo la immaginarlo. La mascotte di quest'anno. La piccolina, ha vinto la piccolina. Imari Yoshimura, eccola qua. Il problema qua, sarà vai, intervistarla. Congratulations. Bravissima. You know what you won? You know what is the prize? You know what it is the prize? You know? Are you happy?
Yes, I am happy. Ok, mamma mia, dice che è molto contenta. Non so se hai capito di che cosa si tratta il premio, ma adesso glielo facciamo vedere subito. Allora, il premio Andrea Postachini per il vincitore assoluto è un violino e un archetto di scuola cremonese dalla collaborazione dell'Accademia Cremonensis e la speciale partecipazione della Fondazione Lucchi di Cremona. Inoltre vince anche la medaglia del Senato della Repubblica. Quindi, scusatemi, farei entrare qua il dottor Stefano Conca a nome dell'Accademia Cremonensis con il premio e anche, prego dottor Conca di, eccoci qua, un applauso per il dottor Conca. Aspettiamo un attimino, vorrei anche chiamare il prefetto di Fermo, sua eccellenza dottoressa Vincenza Filippi, eccoci qua, che parterre. Buonasera, allora io chiederei un attimino al dottor Conca di passare il violino, come insomma istituzione vuole, al sindaco, che poi consegna il premio alla nostra vincitrice. Ok. This is for you. This is the prize. Because of you, you win. Okay. Did you know that you won the violin? A violin? Mm-hmm. È di poche parole. Lei suona e le parole le lascia agli altri. Okay. You can turn here so you can take a photo. You also won a special medal, you know? A special medal. Eccoci qua che ora il prefetto di Fermo, sua eccellenza dottoressa Vincenza Filippi, consegna la medaglia del Senato della Repubblica. Ce l'aspettavamo, l'applauso. Beh, che ha seguito la sua esibizione, allora, era abbastanza esplicito. Ma noi facevamo tifo per lei. Facevamo ovviamente il tifo per lei perché è deliziosa, è veramente incredibile la sua adesso età. Adesso cercheremo di intervistarla. Non ce la faremo mai perché non mi pare che sia molto ferrata nell'inglese, piccolina. Poi ci proviamo, tentiamo questo. Comunque è stata una bellissima edizione, bellissime le esibizioni, molto, molto asciutta, molto emozionante, molto bella, e siamo stati felici di essere qui e di accompagnare questo viaggio in musica. Io volevo ricordare infine i nostri sponsor che ci hanno consentito di andare in onda: il ristorante Tropical di Porto San Giorgio, la Cuccagna Fermo Civitanova Marche a Montefortino, pizzeria Happy Daisy di Porto San Giorgio e calzaturificio Lanciotti dei Versi a Montegranaro, la pizzeria Bar Open di Fermo, ristorante Torre Sibilla Montefortino, ristorante Calamaro di Lido di Fermo, pizzeria Chip & Chop insieme allo chalet Chip & Chop on the Beach. I ringraziamenti a Roberto e Milena ovviamente, e al Conte Giulio Vinci, presidente dell'Antiqua Marca Firmana. È stata un'organizzazione perfetta, senza sbavature, una cerimonia veramente importante ma bella, condotta bene e con grandi esibizioni. Questa ragazza così piccina la rivedremo presto perché tornerà per un concerto per Fermo, per il Teatro dell'Aquila, tornerà qui tra noi e saremo felici di rivederla perché è stata molto brava e credo che le faranno fare un bis perché c'è stata la richiesta dal pubblico per un bis e lei ha fatto di sì con la testa, quindi penso che si esibirà di nuovo. E beh, l'ascoltiamo volentieri. Io nel frattempo ringrazio Riccardo Donati, Paolo Monzi, Federico Isidori, Alessandro Montelpare e Martina Santini che ci ha accompagnato Martina con l'inglese, Santini, bravissima. Chi ve lo fa veramente? Interprete inglese e traduttrice. Adesso ci assentiamo un attimo e dopo la manifestazione, vediamo se non è possibile farla suonare. Suonerà, quindi noi vi risalutiamo, vi ringraziamo. Andiamo a prendere. Federico è già partito per andarla a prendere e intervistarla. Vediamo se ci riusciamo. Ovviamente la trasmissione è registrata, la nostra trasmissione, la nostra puntata è registrata sul podcast e la potete riascoltare in qualsiasi momento su mixcloud.com/stazione41.
Adesso Martina ce lo dirà anche in inglese. Si può rivedere questa trasmissione su Facebook, si può rivedere sulla pagina di Stazione 41, e ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi da diversi angoli del mondo. Abbiamo avuto contatti veramente dai paesi più impensati. Martina. Yes, you can go on the internet and you just have to add mixcloud.com/stazione41. And it was a pleasure for us to stay here, and I hope you enjoyed these nights together with us. È stata una serata lunga, intensa, importante, e non so se riusciremo ad avere la piccolina qui. Grazie ai microfoni, Angelica Malvatani, perché adesso credo sia protagonista di tante interviste, di tanti momenti importanti per festeggiare. Ma Federico, noi l'abbiamo. Eccola con qui, noi, eccola. Abbiamo la vincitrice. Ciao. Vieni. Vieni. Pochissimo inglese, ma solo un ciao, magari un saluto. Hello. Attenzione. Aspetta, falla entrare un attimo, così riusciamo a vederla ai nostri microfoni. Eccola qua. Brava, bravissima. Sei bravissima, brava. Ecco, un applauso dal. Abbiamo avuto un sorriso dalla vincitrice bellissima di questo premio. Un violino meraviglioso fatto su misura per lei, e la rivedremo presto in concerto. Dille solo che siamo felici per lei. Così. Congratulations. And we are happy for you to stay here. And how do you feel? Are you happy for this prize? I am happy and I want to be a violinist. I am very happy. Yes, and we hope you will become it, okay? Thank you so much. Thank you. Okay. Abbiamo avuto i nostri microfoni. Sì, ci ha appena detto che vorrebbe diventare una grande pianista, da grande, insomma. E noi glielo auguriamo. Brava, assolutamente. Brava, un applauso da parte nostra. Brava, bravissima. Brava. Brava. Ciao. Bye. Noi abbiamo terminato. Fantastica. Qui questa sera questo nostro appuntamento. Siamo, voglio portare siamo, con me. Siamo riusciti, grazie a Federico che l'ha condotta qui. Una bimba meravigliosa, bella proprio. Agli studi di Stazione 41. Adesso sta collocando ancora con Federico. Non so quello che si dirà con Federico. Lo studio 4, sì, certo. Va bene, benissimo, possiamo salutarvi. Salutiamo. Buonanotte. Noi ci sentiamo a tutti, davvero grazie anno. Per essere stati con noi. Salutiamo Stazione 41.